Samir, dopo 3 settimane senza allenamenti, senza giocare, come hai trovato i tuoi compagni e come vi sentite a livello fisico? Li ho trovati meglio di quello che ho lasciati, quindi a livello fisico ci stiamo preparando e Malta è stata una buona scelta sia per tempo sia per i campi e 2 amichevoli giuste per ricominciare. Ci pensate già il 4 gennaio al Napoli? Ma sì, c'è sempre un po' il 4 gennaio, però ci manca ancora un mese, quindi c'è ancora tempo, devono ritornare tutti e ci si pensa più avanti. In questo dicembre su che cosa senti che dovete lavorare maggiormente? Ma un po' su tutto, perché questo campionato è un po' anomalo per tutti un po', non siamo mai ritrovati in questa situazione, ma penso che come una preparazione dall'inizio della stagione, comincia quasi un nuovo campionato. Grazie, buon lavoro. Grazie a te. Federico, 10 gol in 2 partite, 10 gol segnati e uno solo subito. Come descriviamo questi risultati? No, penso che abbiamo fatto 2 ottime partite, c'è da calcolare anche il livello delle squadre, però nel mezzo degli allenamenti penso che siano state 2 amichevoli per alzare il minutaggio in vista del campionato. Come ti senti rispetto alla prima parte del campionato? Allo stesso livello, che c'è ancora un po' di lavoro da fare? Ma abbiamo appena iniziato, a differenza dell'estate siamo stati fermi solo 10 giorni, quindi penso che non abbiamo perso tutto quello che si può perdere l'estate, quindi stiamo cercando di lavorare al massimo per arrivare il 4 di gennaio il più in forma possibile. Proprio per questa sfida contro il Napoli, su che cosa vi concentrerete maggiormente in questo periodo? Ma queste cose non le abbiamo ancora affrontate, anche perché manca un po' di tempo, però ne parleremo con il mister tra di noi. Complimenti per il tuo primo gol in un amichevole ufficiale, il primo con la maglia dell'Inter con la prima squadra. Sensazioni? Sì, innanzitutto buonasera. Sono molto contento di aver fatto il primo gol, contento per la squadra anche che abbiamo vinto e ringrazio il mister e lo staff che mi danno le opportunità per giocare e farmi vedere. Stai avendo sempre più spazio anche con la prima squadra e sei in assoluto il più giovane di tutti. Quali sono le tue sensazioni stando con i compagni più grandi? No, come ti ho detto, cerco sempre di imparare ogni giorno, di migliorarmi ogni giorno per quando il mister mi dà l'opportunità sfruttare al massimo. Un amichevole decisamente più importante con un avversario più impegnativo a livello europeo. State migliorando, vi sentite ai livelli della fine della prima parte della stagione? Sì, non lo so, sicuramente ci stiamo allenando forte per fare queste partite qua, continuare a vincere e cercare sempre di dare il massimo in ogni partita. L'ultima, ci sono attaccanti importanti in casa Inter assenti per infortunio, il 4 gennaio ci sarà una partita importante, eventualmente ti sentiresti pronto? Non lo so, io sempre che il mister mi chiama cerco di stare pronto, di dare il massimo in campo, come ti ho detto prima, e niente, sfruttare le opportunità.